Oggi, venerdì 6 novembre, si è registrata la nuova puntata del Trono Classico. Fanno il loro ingresso i tronisti, Jake, Gianni e quindi Tina, che scende dalle scale in versione Kerr, sperava di evitare Gianni, che invece la insegue anche nel backstage, così lei interrompe l'esibizione e lui promette che non si alza più, fanno la pace e lui la ricompone. Si parte dall'ultima puntata nella quale Lucas trovò molto carina Sofia e ballò con lei. Dopo la puntata Amedeo la raggiunge e le parla chiaro, non gli interessa una bambinetta, sa che è geloso e quindi deve tenerne conto, si allontana furioso inseguito da lei che cerca di spiegare il suo comportamento, ma Amedeo non ci sta, in studio Gianni e l'applauso del pubblico le danno ragione. Maria racconta che lei è uscita con Lucas, Amedeo dice che per lei ha chiuso, Fabiola interviene per accusarla di non avere le idee chiare, così Sofia spiega che ha capito che Amedeo non è l'uomo per lei. Tina appoggia Fabiola, intanto parte il video di Lucas, la raggiunge sorpresa in camerino per una chiacchierata, che fanno sulla macchina di lui e sembra che stiano bene. Amedeo non la prende bene e gliene dice di tutti i colori, Jack lo riprende ma Tina è dalla sua, Sofia spiega che il suo interesse è andato scemando per come si è comportato nei suoi confronti, dice che si ritira anche perché non è nello spirito giusto di frequentare altri ragazzi, vedi Lucas, Maria comunica che Amedeo ha fatto un'esterna con Fabiola e Gianni si meraviglia ancora di più della sua reazione. Sofia piange perché si è sentita umiliata. Amedeo si alza e l'abbraccia. Intanto Martina lascia lo studio. Alla fine del ballo Sofia ribadisce che oggi vuole eliminarsi. Amedeo la invita a rimanere e spiega che se si è comportato male è proprio perché tiene a lei e, se se ne va, lui la andrà a prendere, ma Sofia ribadisce con forza che non è l'uomo che vuole accanto a sé. Esterna di Amedeo e Fabiola, lei dice che ballando ha provato un certo imbarazzo, succede quando è interessata, lui le chiede di fidarsi e poi ammette che gli piace proprio tanto. In studio Lucas non trova nulla di strano in quello che ha visto, fa parte del gioco, mentre Amedeo sostiene che il rivale ha fatto tutto per mettersi in mostra e per disturbare. Intanto Sofia ribadisce che se ne va e prega Amedeo di non andare a cercarla a casa perché non gradirebbe. Maria le dice che devono essere i tronisti ad eliminarla ma lei dice che non ha più piacere di venire. Lucas fa notare al rivale che Martina è fuori e lui che fa? Amedeo dice che sta vivendo una situazione e non può occuparsi anche dell'altra. Lucas e Giulia si incontrano al mare, qui lei si lamenta dell'attacco subito da Tina per la sua disinvoltura nella prima esterna, lui si augura che non si lasci condizionare e non freni gli slanci che sentirà, così si abbracciano. Mentre se ne parla in studio, interviene Gianmarco e chiede alla ragazza se l'esterna è stata fatta dopo il loro incontro. Sorpresa e stupore in studio e Gianmarco spiega, trattino ci siamo trovati affiancati in auto. Si salutano ma lui spiega che non dovrebbero nemmeno parlarsi se non in esterna, se mi inviti ci vengo volentieri, replica lei. Quella con Alexia è un'esterna molto ravvicinata per Amedeo, qualcuna trova eccessivo questo approccio e qualcuna si lamenta che porti fuori le stesse e non conosca le altre. Una coperta sul prato dopo una passeggiata in tandem, i due ragazzi stanno bene e si vede, lei lo riprende quando si avvicina troppo, ma in studio dichiara di essersi trovata molto bene e di essersi sentita a suo agio, Giulia replica alla rivale, che ha usato nei suoi confronti espressioni non gradite come sgallettata e gatta morta, bisticciano. Maria lancia un video, che vedeva protagonisti Alessandra ed Emanuele reduci da Temptation Island, quando avevano già fatto la pace. Oggi sono ospiti e annunciano il loro imminente matrimonio. I due raccontano come quando hanno deciso di sposarsi e poi ballano sulle note di Stupendo fino a qui, il nuovo singolo di Alessandra Amoroso. Alla fine Emanuele chiede a Maria se verrebbe mai al loro matrimonio il 15 giugno lei. Ci pensa, se non sarà Temptation Island. Intanto Amedeo è fuori dallo studio e Tina saluta senza di lui.